Ho conosciuto Paolo Volponi negli anni 70 a Urbino, una notte di autunno, verso il 74, appoggiati a un muro dove la sua voce tonante dominava tutta la scena. Ero estremamente emozionato e timido, avevo letto di lui, i suoi successi letterari, la sua grande carriera di manager nell'industria, e lui fu molto benigno nei miei confronti, il poeta e il ragazzo. E poi il poeta invita il ragazzo a un viaggio di una settimana nelle basse Marche, dove lui va per una campagna elettorale, qualcosa del genere, incontri politici noiosissimi uno dietro l'altro, ma inframmettendo però uno spazio in cui mi porta a inseguire Licini, le Amalassunte, Montevidon Corrado. Una terrazza straordinaria dove il poeta indica al ragazzo, al ragioniere, il paesaggio, quella casa laggiù, guarda le blin che il fumintun la casa. E il ragazzo percepisce l'idea del focolare domestico, è ragioniere, ma forse ha gli alfabeti d'animo per percepire. E di là i monti che tendono all'infinito leopardiano. Tutto questo. C'è un invito a entrare in una sorta di dimensione dove non c'è il pregiudizio, dove non c'è. Perché ho sempre pensato che la cultura e la letteratura fossero straordinarie entrate verso un mondo della libertà, no? Verso il pregiudizio e l'etichetta volgare. Poi sono andato a Milano ho cominciato a frequentare Paolo Volpone in una maniera più intensa, molto più feriale direi, e una delle cose che ricordo quando lui discuteva e spesso accendeva il tono, ribadiva una frase di cui poi me ne sono appropriato indebitamente e che tutto sommato poi mi rivelava il suo stato d'animo e quello che avrebbe potuto essere in seguito il mio. E quando il discorso si accendeva con gli altri, non con me, io ero solo testimone, lui diceva che bisognava dividere il pane dal companatico, e nell'idea sua del pane c'era l'idea dei luoghi comuni, della falsa letteratura, delle rendite di posizioni, del senso della colpa, del senso cattolico della colpa, ossia che l'uomo in qualche modo dovesse liberarsi, e questo mi piaceva molto. E il ragioniere cominciava a capire una possibilità diversa, altra, da quelle che erano le etichette. E un giorno succede che, andando a spasso per Milano, lui si ferma, inquietamente, com'era, a fissare un punto sulla strada, torturandosi il labbro, come faceva spesso. E io lo guardo, non so cosa fare, poi mi metto anch'io a fissare quel punto, per darmi un contegno, per trovare una soluzione, un imbarazzo in mezzo a una strada. E dopo un po' lui guarda l'orologio e mi dice a quest'ora in Urbino, forse era un pomeriggio di un venerdì o di un sabato, a Urbino, e descrive e pittura la piazza, all'angolo del circolo cittadino, il maestro Balsamini e Cattani, sotto l'orologio, all'angolo della farmacia, Topaceca e Barabin, e costruisce una piazza immaginaria, ma non così immaginaria, popolata veramente di gente, e la colora in una maniera straordinaria, come sapeva fare. E alla fine ci accorgiamo che in quella piazza mancavamo solo io e lui. Allora, in un empito straordinario di passione, mi dice: Jim, andiamo. Ma dico: ma dove? Andiamo giù, partiamo. Arriviamo per cena, questo era Paolo, arriviamo per cena e poi andiamo a mangiare le tagliatelle al leone, ci squizziamo tutti di sugo e partiamo. Ma quando arriviamo alla salita dei Trasanni e vede Urbino che si materializza davanti e quasi la può toccare, lui dice: torniamo via, gira la macchina, Urbino è molto meglio viverla da lontano. Questo era il suo stato d'animo. A distanza di anni, molti anni, senatore Londei, 42 anni esatti, io torno a Urbino, ed è il mio primo anno da pensionato in Urbino, e cerco in qualche modo di collocare la mia vita in questo posto straordinario, dove sono successe cose straordinarie.
e io non trovo uno spazio. Sono stato all'università e mi hanno fatto di nuovo sentire ragioniere nel chiedere un libro alla biblioteca, mi hanno detto tu li puoi avere solo se sei studente o residente d'Urbino. Io non sono né l'uno né l'altro, per cui non posso nemmeno accedere a un posto dove dovrebbe dare la più ampia ospitalità. Queste forme di razzismo volgare, nemmeno una biblioteca, al di là di tutte le piantate del mondo e dei 600 appartamenti del mondo, io parlo di una biblioteca alla quale io non posso avere accesso. Allora dico e concludo, a distanza di molti anni, che questo è un posto che avrebbe potuto essere, un posto diverso, altro, con delle aspettative straordinarie, perché qui c'era una convergenza di tutto. Poi abbiamo avuto dei cattivi amministratori, della cattiva gente, per cui dico, tornando a Paolo, Urbino è un posto veramente da vivere da lontano, da sognarlo. E ora Davide Bianchi ci legge ancora delle righe dalle cantonate di Urbino. E tornando, Volponi rivedeva e rileggeva la città, le strade, le case, la gente, il paesaggio, e vi scopriva nuove cose e le sentiva diverse. Ma accanto a ciò, come ci diceva appunto Bruno Malerba, c'è in Volponi anche il piacere di condividere con altri queste emozioni e quindi di raccontarle, di comunicarle, in questo caso nelle cantonate di Urbino, quasi come una guida turistica. Non so se vi è capitato, scusa un attimo, di cogliere qualche brano di guide turistiche che accompagnano turisti. A me capita, perché passo sotto il Palazzo Ducale per forza se voglio andare in piazza. Veramente è terribile. È agghiacciante, cioè si sente la freddezza, si sente questa sorta di monumento vivo trattato come qualche cosa di morto. Ecco, quindi capisco e sento bene il desiderio di Volponi di insegnarci a vedere la città e soprattutto il palazzo. Prego. La visita di Urbino non è semplice, fatta soprattutto di curiosità e di bellezza che cadono comunque sopra di voi appagandovi. È piuttosto difficile perché richiede compenetrazione e giudizio, perché presenta spesso i temi per un esame non tanto sul vostro grado di cultura, quanto sulla vostra presenza storica, sul vostro ruolo di cittadini capaci di fare confronti e scelte autonome. Intanto Urbino deve essere vista tutta, conquistando via via una visione completa della sua unità e del suo significato. Tutta e con calma, senza abbreviazioni né distrazioni. Affidatevi pure a un libro, a una guida, ma meditatene ogni passo e cercate nella verità e l'immagine del confronto, nell'esplorazione di ogni parte segnata, dei suoi materiali e movimenti e anche della sua posizione e dei suoi rapporti con il resto del corpo. Dovete per esempio cercare di affacciarvi ad ogni finestra del palazzo, quelle sulla piazza che vi mettono immediatamente dall'alto sul centro focale della città ideale, quelle verso l'interno, sul cortile, che vi danno l'ampiezza e la velocità del motore spaziale rotante, del colonnato come misura ed emblema di tutto il ducato e del suo ordine, quelle più alte e precipitose sul corpo a mattoni della città, della gente, delle sue case, orti e giardini, dell'infinita pazienza e numero di parti del vivere della comunità e del fluire della sua umanità.